Venerdì alle ore 10 alla presenza del sindaco di Benevento Clemente Mastella e dell'assessore alle politiche abitative Molly Chiusolo avverrà la consegna ai legittimi assegnatari delle chiavi dei 32 alloggi a Rione Capodimonte a Benevento. È un traguardo di estrema importanza, abbiamo lavorato gomito a gomito con l'ACER per molti mesi, affrontato e superato tanti ostacoli di natura burocratica e finanziaria. Per questo ringraziamo il presidente David Lebro, il direttore Giuliano Palaggi e i funzionari di tecnici ACER che hanno lavorato con efficacia garantendo all'amministrazione la più ampia e leale collaborazione. Venerdì 32 famiglie vedranno riconosciuto un diritto inalienabile, quello dell'abitare. Il definitivo coronamento di questo percorso avverrà con la consegna dei 20 alloggi sotto tetto per i quali si sta lavorando con eguale solerzia e che speriamo di poter consegnare in tempi brevi. Queste le dichiarazioni del sindaco di Benevento Clemente Mastella e dell'assessore alle politiche abitative Molly Chiusolo. Da venerdì, tuttavia, scriveremo una pagina importante per l'edilizia popolare in città. I carabinieri di Castelfranco Immiscano, coordinati dalla compagnia di San Bartolomeo in Galdo, hanno deferito in stato di libertà all'autorità giudiziaria un 60enne ed un 43enne della Val Fortore per indebita percezione del reddito di cittadinanza. Le indagini, condotte attraverso l'esame incrociato di informazioni e dati documentali reperiti nel corso di servizi di controllo del territorio e presso uffici pubblici, hanno consentito ai militari di accertare che i due uomini, allo scopo di ottenere illegittimamente il beneficio economico, avevano prodotto all'INPS delle istanze contenenti false informazioni relative alle loro situazioni anagrafiche e alla composizione dei loro nuclei familiari. Così facendo, il 60enne e il 43enne, che sono sottoposti alle indagini e pertanto presunti innocenti fino a sentenza definitiva, sono riusciti a percepire indebitamente quasi 9.000 euro in totale. I carabinieri hanno interessato l'INPS per i provvedimenti di conseguenza. L'azione di controllo e vigilanza del territorio messa in campo dal Comando Provinciale Carabinieri di Benevento è attenta e continua anche nel settore delle erogazioni di denaro pubblico. Grazie all'intervento del gruppo Speleo Alpino Fluviale dei Vigili del Fuoco è stato possibile individuare e soccorrere un giovane scout che aveva partecipato ad un'iniziativa lungo i sentieri del Taburno Camposaro e più precisamente in località Camposcuro di San Michele, località Solopaca. Il giovane scout, dopo aver perso l'equilibrio, è finito in un dirupo profondo circa una trentina di metri. I compagni del gruppo hanno lanciato immediatamente l'allarme, raccolto dai carabinieri che hanno chiesto il supporto dei Vigili del Fuoco e del gruppo Speleo Alpino Fluviale. Soltanto a tarda notte sono riusciti a recuperare il ragazzo di circa 13 anni, poi trasferito al pronto soccorso dell'ospedale San Pio di Benevento ed affidato alle cure dei sanitari che non hanno riscontrato ferite gravi. Ancora una volta il Partito Democratico tende a confondere le acque in piena applicazione del motto borbonico Facita Moina. Ora scomoda anche il centro studi del Parlamento per tentare di giustificare le mistificazioni costruite ad arte per cercare allo stesso tempo di denigrare il governo Meloni sull'impiego dei fondi del PNRR. Invero, fanno sapere dal coordinamento provinciale, segreteria Benevento, Lega per Salvini Premier, l'organismo parlamentare ha osservato che nel rapporto governativo sul piano si individuano misure da definanziare per circa 16 miliardi e che non sono specificate chiaramente le modalità attraverso cui sarà mutata la fonte di finanziamento. Il PD insomma non intende rassegnarsi al fatto che è in corso una corretta riprogrammazione dei parametri utili a finanziare i progetti, tant'è che grazie al lavoro certosino delle donne e degli uomini del centrodestra, per detta della stessa Commissione europea, essa si completerà entro il 2023 consentendo di avere entro l'anno circa 35 miliardi della terza e della quarta rata del PNRR. Quanto al reddito di cittadinanza, le critiche sono veramente assurde, oltre che dei responsabili. Atteso, fanno sapere dalla Lega Salvini Premier, che il Partito Democratico è stato tra i più strenui oppositori del beneficio, sostenendo che il sussidio confondeva le politiche attive per il lavoro con la lotta alla povertà. Sono felice e soddisfatto che la Camera dei Deputati ha approvato all'unanimità con 281 voti a favore e nessun contrario la proposta di legge sul diritto all'oblio oncologico. Così Carlo Iannace, senologo e primario della Breast Unit di Senologia dell'ospedale Moscati di Avellino. Qualche mese fa l'avevo detto che il 2023 poteva essere un anno di svolta per i malati oncologici alla luce di alcune novità normative nazionali ma anche regionali. E così sta accadendo. Iannace evidenzia poi che il diritto all'oblio oncologico consente ad una persona guarita da un tumore di non rivelare e comunicare informazioni sul proprio passato sanitario e vieta a datore di lavoro, banca, assicurazioni e tribunali di indagare sulla sfera privata del soggetto per non subire alcun tipo di discriminazione rispetto a chi un tumore non l'ha mai avuto.
Il presidente della provincia di Benevento, Nino Lombardi, ha espresso il cordoglio suo personale dell'ente per la scomparsa del professor Raffaele Matarazzo, storico, saggista, autore di numerose ed insigni pubblicazioni sul Sannio e sui Sanniti, animatore del dibattito politico e culturale, presidente negli anni Ottanta del comitato promotore dell'Università del Sannio, docente e dirigente scolastico, giornalista, collaboratore della provincia per iniziative culturali, insignito del premio della provincia Il Gladiatore d'Oro nel 2010, ottava edizione. Il presidente del Centro Studi del Sannio di Benevento, padre Antonio Tremigliozzi, il direttore, professor Paolo Palumbo, il consiglio direttivo e tutti i soci del Centro Studi del Sannio di Benevento elevano preghiere al Signore della Vita in suffragio del cofondatore e primo direttore, professor Raffaele Matarazzo. Fu insieme a padre Ambrogio Manno e ad un piccolo gruppo di professionisti di Benevento a fondare 20 anni fa il Centro Studi del Sannio. Oggi ne ricordiamo con gratitudine ed affetto l'instancabile impegno di maestro, studioso e promotore culturale a beneficio di tante generazioni di giovani della società civile tutta. Il 25 settembre alle 17:30 presso la sede del Centro Studi del Sannio in via di San Lorenzo si terrà una commemorazione del professor Raffaele Matarazzo con la testimonianza di tanti amici che ne hanno apprezzato le doti di uomo saggio e colto. A seguire alle ore 19 si terrà una santa messa di suffragio e di ringraziamento. Il presidente della provincia di Benevento Lombardi ha approvato, su proposta del dirigente Salvatore Menicozzi del settore edilizia scolastica dell'ente, due provvedimenti per lavori su due e diversi edifici del patrimonio dell'ente. La progettazione definitiva dell'intervento di sostituzione edilizia, demolizione e ricostruzione dell'edificio sede del liceo scientifico Medi di San Bartolomeo in Galdo e il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento di manutenzione straordinaria, adeguamento sismico ed efficientamento energetico del convitto a servizio dell'Istituto Agrario Mario Vetrone di Benevento. Con questi atti del presidente Lombardi si può avviare la procedura per i bandi di gara per la realizzazione degli interventi poco fa citati. Prosegue la campagna di adesione del partito guidato in Campania dall'onorevole Fulvio Martuscello, parliamo di Forza Italia. Dopo i tanti amministratori locali che hanno già aderito e continueranno ad aderire, è la volta di annunciare due giovani sanniti che hanno già maturato esperienza ed impegno politico ed elettorale nelle ultime elezioni comunali a Benevento. Entrano a far parte del partito fondato dal mai dimenticato Silvio Berlusconi, Orazio Del Grosso e Samuel Fusco, che da oggi condivideranno con Forza Italia un nuovo percorso politico, contribuendo a consolidare il partito tra i giovani nel capoluogo del Sannio. Orazio Del Grosso è stato candidato alle passate amministrative beneventane nella lista Mastella, riscuotendo un lusinghiero risultato personale al pari di Samuel Fusco, già candidato nella lista Meglio Noi Mastella Sindaco. Ad un anno dalla scomparsa improvvisa di padre Robert presso la parrocchia San Giovanni Battista in San Giovanni di Cepaloni, guidata attualmente dal parroco Lorenzo Varricchia, è stata celebrata la Santa Messa in suffragio nel giorno del perdono di Assisi, presieduta dal vicario generale della diocesi di Benevento, Monsignor Franco Ianpietro. Una chiesa gremita di fedeli della comunità di San Giovanni e dei territori limitrofi hanno voluto ricordare l'improvvisa perdita di padre Robert, ma soprattutto ciò che ha lasciato in eredità nel corso della sua vita terrena. Rispetto all'escalation di furti nelle abitazioni registrate negli ultimi giorni, l'amministrazione del comune di Talese Terme, così come le forze dell'ordine, non hanno abbassato la guardia nemmeno per un istante. Lo afferma il primo cittadino di Talese Terme, Giovanni Caporaso, commentando gli eventi delittuosi che si sono verificati nella città termale. Prima di essere sindaco sono un cittadino di questa comunità, qui vivo e di conseguenza ho a cuore la sicurezza della mia città e dei miei concittadini, ha concluso Caporaso. Con le forze dell'ordine, fin dal mio insediamento, ho un confronto continuo, quotidiano. Dunque conosco l'impegno messo in campo da carabinieri, polizia di Stato, guardia di finanza e polizia locale sul nostro territorio. E ne approfitto per ringraziare tutti loro per la vicinanza e l'attenzione. La società giallorossa del presidente Oreste Vigorito ha le idee chiare sul costo dei giocatori di proprietà e più richiesti per i quali non farà nessuna svendita. È l'attaccante Gabriele Moncini a detenere la cifra più alta del cartellino, 1.500.000 euro. Lo scorso anno alla spalla, ora nel Milan di Reggiana, Modena, Catanzaro e Spezia. L'altro calciatore di proprietà del Benevento è Gennaro Acampora, il cui valore è stato fissato intorno ad 1 milione di euro. Per il centrocampista la proposta del Pisa è stata di 400.000 euro immediatamente respinta. Per Teglio il valore stimato è di 700.000 euro, per Cuzzo Pias ci vogliono almeno 800.000 euro,
più contenuti gli importi per Paliari e Masciangelo, 500.000 euro, ed infine per Ciano, 400.000 euro. Nel ritiro precampionato è arrivato da qualche giorno anche il presidente Oreste Vigorito, che segue con grande attenzione i progressi che la squadra sta compiendo agli ordini di mister Andrioletti. Primo allenamento con i giallorossi per il difensore di origini sanite Biagio Meccariello. Intanto il Benevento Calcio ha ufficializzato che Igor Lucatelli, classe 2003, è stato ceduto a titolo temporaneo alla Virtus Francavilla. È arrivato il giudizio del Tribunale Amministrativo del Lazio. La sezione prima ter del TAR del Lazio si è espressa accogliendo il ricorso della Calcio Lecco 1912, respingendo in quanto improcedibile quello della Regina. E questa è la decisione relativamente alle richieste di ammissione al prossimo campionato di Serie B. Al momento quindi Lecco torna in Serie B, mentre la Regina potrebbe andare al Consiglio di Stato. Dopo la decisione del TAR del Lazio, la Lega di Serie B, sul proprio sito, ha aggiornato classifiche e calendario inserendo il Lecco e lasciando solo una X. La formazione lombarda nella prima giornata di campionato affronterà il Pisa, mentre resta ancora una casella da definire. A questo punto il Brescia attualmente è riammesso in Serie B al posto della Regina. Il Lecco condanna il Perugia a giocare in Lega Pro al posto del Brescia, verrebbe ripescata la casertana, beffa per il Piacenza che non usufruirebbe al momento della riammissione del Perugia. Debutto in trasferta per l'Accademia Volley nel campionato 2023-2024. Sono stati varati dalla FIPA i calendari provvisori di Serie B. Si partirà l'8 ottobre con le giallorosse impegnate in trasferta sul campo del Cerignola. Il primo turno casalingo è previsto la settimana successiva con la Leonessa Altamura, mentre una nuova trasferta a Cutrofiano chiuderà il primo trittico di gare interamente pugliese. Alla quarta giornata la prima sfida tutta campana con l'Ancis Villaricca sarà il preludio al derby beneventano con la San Giorgio Volley di San Giorgio del Sannio. Il derby cittadino con la Volare Benevento è invece in programma all'ottava giornata dopo le gare con Castellaneta, Oplonti, Torre Annunziata, Pozzuoli e Monopoli. Precederanno invece l'ultimo derby campano con il Piedimonte Matese. La gara si disputerà proprio alla ripresa del campionato il 14 gennaio 2024 dopo la pausa natalizia, mentre la gara in casa con il Bisceglie chiuderà il girone d'andata. È tutto con questa notizia, vi aspettiamo alla prossima edizione del VG7 Flash, oppure vi invitiamo a consultare la versione online delle nostre news www.tv7.net oppure sull'app TV7 Benevento scaricabile gratuitamente su tutti gli smartphone.